La parte di gestione web eh, ve la condenso veramente in pochissimo tempo, no? Cioè abbiamo un ottimo plugin che si chiama QGIS2Web, i plugin di QGIS sono sviluppati in Python, sono veramente tantissimi ed è anche molto semplice svilupparne qualcuno. Un bravo programmatore magari ci metterà un pomeriggio per riuscire a fare quello che serve. Poi c'è anche ovviamente una console di Python per gestire le operazioni. Io non sono un bravo programmatore, non, non ho imparato a usare QGIS da console. No? Comunque abbiamo questo plugin che dice semplicemente create web map e quindi mi dà la possibilità di esportare in una mappa utilizzando una delle librerie JavaScript maggiori. Ah, un altro, ok mi sento sì, beh, un una cosa era meglio magari una cosa oh, vuoi, sì scusa non vorrei toccarti no <ride> sì. ok quindi dicevamo in maniera molto semplice se la mia esigenza è come può essere quello di un cittadino attivo? Eh? Pubblicare la mappa della fascia di esproprio della nuova tangenziale, a meno che non siamo all'interno della guida galattica per autostoppisti, per cui la mappa deve essere in 3D e deve avere la grandezza dell'universo: più delle volte, insistendo con gli enti eh, pubblici delegati, riesco ad ottenere uno shapefile, riesco a caricarlo qua sopra. Quindi Aggiungiamo per esempio qualcosina della eh, mappa di base. Quindi andiamo a cercare mm, nel geodatabase, dbt are, andiamo a prenderci la CVEI, non vi preoccupate, so benissimo cos'è, edifici no? e edmin. Anche Enrico ormai parla così secondo me perché queste sono, sono delle codifiche standard all'interno dei comuni e dei, dei, piani, dei piani urbanistici. Purtroppo mi è saltato il tasto aggiungi, proviamo con invio. Vada per il doppio clic. Sì, qui ho un problema di, di risoluzione. Quindi la carta dei suoli ci piaceva ma non è particolarmente, particolarmente significativa e qui invece vedete che ho una serie di poligoni, lasciamo stare i colori eh, assurdi, che mi danno tutte le aree di circolazione veicolare e eh, gli edifici e ciascuno dovrebbe avere anche eh, associato una serie di eh, informazioni. In questo caso anche qui abbiamo edificio tipo 01, significa un edificio civile, giusto? Sì. Tipo modello 01, edificio nuovo, anche queste tutte da, eh, da decodificare in, eh, in realtà. Questo che okay, deve essere l'aeroporto, comunque edificio civile, poi c'è industriale, militare, comunque... Abbiamo poligoni con informazioni, con informazioni ad esse associate. Per pubblicare queste informazioni sul web ho questo plugin che si chiama 2 Web Create Web Map. Le mappe web eh, normalmente sono fatte da una pagina HTML e una libreria eh, JavaScript che si preoccupa di. Eh, zoomiamo un attimo che si preoccupa appunto di rendere eh, disponibili, di, rendere, di, re, di renderizzare, scusate il termine, non mi viene un termine italiano davvero, eh, di renderizzare il, le geometrie che abbiamo. Quindi questi ho i layer, decido quali devono essere visibili, decido l'estensione della mappa, vediamo se mi fa vedere qualcosa o se si blocca, e normalmente ho anche una preview. Volevo pubblicarvi l'HTML e poi cercare di dissezionarlo perché il processo forse migliore è quello di capire un pochino come funziona la mappa web e andare a modificare un codice, un codice già esistente. No? Però in breve i dati vengono trasformati in questo caso in JSON, però ci possono essere anche altre funzioni dati. Allora accontentiamoci di Leaflet. Ho messo un po' troppe carne al fuoco. Allora, facciamo un caso più semplice perché ho capito che sono... Teniamoci le strade, se va bene. Ok, quindi faccio direttamente l'export, fa una serie di conversioni e mi genera una pagina HTML di cui adesso andiamo un attimo a vedere. Vedete qui c'è proprio su una cartella temporanea c'è un index HTML di fatto. Ok? Quindi lo sfondo viene scaricato sempre dallo stesso, dallo stesso server. Le geometrie sono interrogabili con gli attributi che abbiamo visto. Posso, potrei, volendo, aggiungere degli altri elementi, quindi ad esempio una ricerca per indirizzo che sono già integrati nelle librerie, oppure posso poi andare a estendere direttamente io le librerie. Vediamo se siamo capaci di andare a eh, modificare leggermente il codice e in questo caso andiamo a vedere com'è la struttura della pagina. Se non mi seguite perché magari insomma l'HTML vi sta antipatico e vi è ostico, fermatemi, fermatemi pure. Eh? Ho detto qualcosa di strano fino a qui. Alzate pure una mano e cerco di allora cerco di tratteggiare per quello che è possibile la struttura. Allora, ho un div che ha un ID map. Ok? Quindi oh, questo è il contenitore della mappa. Per qualche strano motivo sostanzialmente lo stile di questo idmap sarà, eh, in questo caso è eh, a schermo pieno, però se io ho la necessità di mettere altri elementi ovviamente posso stilizzarlo con eh, un CSS qualunque, mm? quindi in questo caso l'ho ridotto senza problemi. No? Poi tutto quello che c'è dentro l'idmap è generato dalla, eh, dalla classe JavaScript. Apriamoci anche i file sorgenti tramite delle inclusioni. Questa è la nostra cartella. Quindi vado ad aprirmi il codice. E il codice HTML è abbastanza semplice. No? Quindi ho questo id map che è vuoto originariamente e poi ho tutte queste librerie che, eh, vengono, che vengono caricate. I dati effettivamente vengono comunque caricati con uno script JavaScript e vengono trasformati semplicemente in un formato eh, JSON. Quindi di fatto io ho... È aperto? Troppo lungo? Può essere. Di fatto all'interno del file comuni.js eh, non, non ho altro che eh, una, una variabile che mi contiene tutti i dati, tutti i dati del, dei comuni sostanzialmente. Poi questo contenuto è fatto un attimo così, vediamo un attimo eh, cosa ci può essere. L'ifletta e la libreria fondamentale sostanzialmente, vediamo se me lo fa vedere da qui. Ok, vedete che questi sono proprio i poligoni, cioè ho una variabile che si chiama jsoncv, comuni, che ha, tutte le coordinate di tutti i poligoni all'interno di oggetti, oggetti JSON. Gianni giustamente è un po', eh, lo carica in, è in una riga sola, quindi gina ci mette un po' ovviamente. Poi che cosa ho? Ho la programmazione della mappa vera e propria, cioè crea un oggetto mappa che ha normalmente una dimensione e anche delle, una estensione. Poi c'è un controllo attribution molto importante. Che è quello che mi sta visualizzando praticamente eh, leaflet Led Web, ma qui dovrei aggiungere anche Regione del Veneto e eh, Atlante della Laguna, perché sto mostrando dati che non sono miei, oppure nel caso di OpenStreetMap, però è quel controllo attribution che eh, abbiamo visto, visto lì. Il, eh, poi di che ho un, eh, un primo layer che lui lo chiama overlay, carta base senza re, e questo lo scarica dal server della e della laguna, è la nostra barra di sfondo. Gli dà un po' di impostazioni che ha preso da QGIS, però vedete sono tranquillamente modificabili, e poi fa un'operazione un cioè del metodo map, ha cioè un add layer e quindi aggiunge questo layer questo layer alla mappa. Se io da console vado a fare map remove layer, probabilmente, se c'è, remove layer, è un po' strano come nome, molto probabilmente sparisce il mio layer, ok? Quindi questo lo posso fare anche dinamicamente, c'è cioè una leggenda, eccetera. Dopodiché questa è la funzione che mi genera il pop-up e quindi dice recuperi tutti i dati no, del file vettoriale, tutti gli attributi e vai a creare una tabella. E sono quelli che avevamo visto prima o non li avevamo visti, sono questi. Cioè qui c'è solo il comune di Venezia, però il layer del comune è ben presente. Vediamo se è visualizzato. Sì, c'è la riga rossa, vedete? E mi consente di interrogare le altre cose, ok? Quindi c'è cioè una funzione che va sul pop-up e brevemente... Ah, qui c'è lo stile per i comuni che è quello che mi dà appunto il colore di prima, vedete che per più o meno è un rosso e eh, c'è un dash array 10.5, quindi è una linea tratteggiata e poi alla fine una volta predisposto il layer comuni c'è cioè la funzione add layer comuni, no? Lo stesso per l'area veicolare, quindi proviamo un attimo a modificare lo stile perché è eh, una cosa inguardabile il fill color, anzi diamogli pure fill opacity 0. Se aggiorno, se aggiorno la mappa dovrei avere le strade non di quel violetta ma... Eh, con solo il contorno ok quindi non abbiamo più il riempimento violetta che c'era un attimo fa basta domande cioè sì qui si può andare avanti ovviamente cioè, ci sono delle funzioni le cose e questo è il leaflet ma grosso modo il funzionamento di open layer leaflet indicato per una pubblicazione veloce non gestisce sistemi di riferimento multipli, Open Layer può gestire anche la riproiezione, quindi layer da fonti diverse come avevamo prima praticamente, eh, perché qui ho dei sistemi di riferimento diversi, è il, eh, è il, eh, è il software eh, che si sta occupando di sovrapporli praticamente questo ce l'abbiamo in Monte Mario, che è i comuni mentre la Civei dovrebbe essere vediamo in, nel nuovo sistema di riferimento RDN UTM 32 però aggiornato al, al 2008 sostanzialmente quindi qui comunque è il software che si eh, hanno tutti internamente hanno coordinate diverse e il software si preoccupa di metterle fuori invece nel eh, nell'elemento nell eh, web, vedete che le coordinate sono tutte latitudine e longitudine, quindi QGIS nell'esportare converte le geometrie, quindi Leaflet sicuramente è veloce se ho dei dati che possono anche essere soggetti a deformazioni eccetera, non devo far disegnare la gente, Open Layer più completo consente con 2 3 5 mesi di lavoro consente di fare anche un ambiente completo con l'editing e con le sovrapposizioni eccetera. Però poi lì ci sono vari approcci perché se io dovessi fare comunque un ambiente in cui la gente deve potersi ritagliare la porzione di un evento meteorologico, no, ammesso che qualcuno perimetri l'area delle grandinate che ricade nel proprio comune per una richiesta assicurativa, io personalmente farei tutto a livello di database. Una tabella ha queste geometrie, un'altra tabella ha le geometrie e con una semplice select ottengo l'intersezione, oppure l'offset, il buffer e queste, queste che sono le classiche operazioni geografiche. Domande? Sì, ehm, la mia è una domanda da sviluppatore più che da, visto che non mi occupo di GIS, ma mm. a occhio le coordinate hanno eh, 16 cifre de decimali, servono effettivamente perché quella roba li occupa un no, sacco di spazio? È un casino, eh, terribilmente, perché... <ride> 16 cifre decimali così a occhio cioè se si arriva alla quinta cifra alle nostre latitudini hai magari un'accuratezza intorno ai 200 metri se non ricordo male se qualcuno dei colleghi <ride> per cui cioè già andare oltre la quinta cifra è problematico insomma no, forse ecco. anche 20 metri nel senso cioè, un, un dato preso dal telefonino che può avere comunque una, quindi la classica foto georiferita o la segnalazione dell'utente, chiaramente è, eh, ti dà l'idea di un'accuratezza che non c'è. No, la mia, eh, la mia domanda era riferita a quell'esportazione quell sì, sì. lì, perché se io devo esportare una mappa e poi caricarla, devo anche pensare che le persone la devono visitare con la pagina mm -hmm. e ci sono dei tempi di caricamento, dei i dati utilizzati e tutto quanto. Ha senso esportare 16 cifre come in quel caso lì? O c'è un sistema per troncare i dati nel JSON da QGIS? Ma allora qui bisogna un attimo valutare chi ha fatto il plugin, se ha usato delle librerie esistenti, per cui sì, se devo ottimizzare chiaramente, questo poi viene alla fine minificato anche questo JSON comunque, cioè lo, se lo devi pubblicare lo riduci anche di dimensioni, anche togliendo... Le, ah no, questo è già su una riga sola. Mm, questo è a livello di esempio, varrebbe la pena sì esportare con meno cifre, ma anche con molti meno vertici, per cui a seconda della scala di visualizzazione, se io devo vedere tutto il Veneto, faccio all'interno di Gis un'operazione di semplificazione, Oppure, anziché prendere questo che è il livello dei limiti amministrativi di Regione Veneto, quindi molto dettagliato, prendo il livello dei limiti Istat, che è molto meno dettagliato. Eh, son, ci sono vari punti in cui eh, ottimizzare il processo. Io tenderei a farlo sempre a monte perché questo significa anche i tempi di caricamento, no? all'interno di QGIS. Per esempio una cosa banale, un trucchetto che vi insegno a chi magari l'ha già visto e puoi spiegare agli architetti che dicono, eh, quando vado a fare il caricamento, se io disabilito questo visualizza qua, è molto più veloce a caricare tutto il dato. Se io adesso devo sovrapporre un dato a livello italiano, no, come era quello delle frane, ce l'ho anche da qualche parte, ma no, lasciamo stare. Eh, ora che aspetto che lo disegni tutto, comunque tra l'altro su questa scheda video che è, è limitata, no? per cui sempre meglio farlo a monte, per cui questo è un problema del plugin. Nel senso che quando fa la riproiezione, evidentemente l'algoritmo di riproiezione dice: Io nel dubbio prendo 16 cifre perché di là ho un valore in metri. Quindi parto da un valore in metri e quindi se dico: metri con la virgola e quindi il software dice boh magari questo è un dato preciso al centimetro allora gli do sei cifre perché nel dubbio il software fa così andrebbe meglio per processato può bastare una regular expression dal lato del programmatore comunque come programmatore ti è capitato di pubblicare mappe di avere questa richiesta eccetera no mh, mi è venuto in mente solo vedendo sì sì il... sì no, va benissimo secondo me cioè allora la più bella eh, io lavorando nei GIS la cosa che mi dà più soddisfazione è che il più delle volte si fa un lavoro di gruppo e quindi ci sono anche diverse competenze eccetera. Per cui il consiglio che do se avete a che fare col dato geografico confrontatevi con qualcuno di bravo, tipo Enrico, tipo Eugenio, tipo Daniele, insomma, poi se loro sono impegnati chiamate pure anche me Ma, no, perché però anche semplicemente una mail, una mail in mailing list sul sito cioè anche per capire, per non magari imboccare una strada che poi dal punto di vista del metodo vi, vi, vi lega le mani insomma no? Normalmente quando c'è la richiesta ah, voglio sul sito web la mappa dove siamo, uno prende le API di Google, va benissimo se devo mettere un punto. Però vedete che già qui abbiamo messo i limiti amministrativi, abbiamo messo le infrastrutture. che Google se le ha disegnate, le ha disegnate come interessa a lui. Se io sono una ditta di, eh, che fa trasporti eccezionali, forse ho già una mappa dei ponti dove non posso passare e quindi mi può essere utile. Scusate, avanti. Sì, um, era uscito qualche tempo fa un essay, un, diciamo, un articolo molto lungo di un cartografo che aveva analizzato le mappe di Google. E, e gli algoritmi che applicano di, di, soprattutto intelligenza artificiale per rappresentare le, le mappe mm -hmm. e una cosa che fa Google per esempio è fa clustering su certi tipi di feature quindi ad esempio eh, se io ho una città e a priori so eh, dove sono gli edifici dei centri commerciali mm -hmm. fa dei cluster e ti dice eh, quali sono le strade dello shopping per dire, cioè nel senso eh, ci sono funzionalità di clustering su QGIS eh, sì, allora, mm, correggo la domanda, cioè su QGIS tramite questa interfaccia che si chiama Processing è possibile utilizzare praticamente una serie, tutti i software open che hanno delle librerie, ad esempio GrassGIS che ha 30 anni di sviluppo, serve per le analisi eccetera, quindi funzionalità ce ne è varie, richiedono parecchia, la cosa più semplice a livello di mappa web, se io effettivamente... Una serie, una serie di punti, vediamo se eh, ritrovo un attimo la, eh, quella con i puntini che vi, avevo, che vi avevo mostrato prima, ma no, non la ritrovo, comunque c'è la possibilità di abilitare direttamente il clustering in questa interfaccia qua e c'è una libreria proprio di eh, Leaflet e di Open Layer, o forse solo di Open Layer export allora no, minifile no, strict instant forse solo di open layer che da ah no perché al momento non ho non ho punti effettivamente carico un layer di punti per giusto per capire se se sono capace quindi i dati ispra Quindi vado a generarmi i centroidi del, di, queste, di queste aree qua. Prima gli diamo di pure visualizza, che sono sostanzialmente le aree di frana che avete visto prima. Ho una funzionalità che mi consente di generare i eh, centroidi. A questo punto togliamo quello che non c'entra. A questo punto lui dovrebbe darmi la possibilità per quel layer lì di eh, elaborare anche il, il clustering. Eccoci qua. Visible, cluster, pop-up fields. Quindi gli abilito la funzionalità di cluster. Teniamo sempre il leaflet perché è più leggero e quindi a seconda del livello di zoom mi visualizza questa diciamo può essere una cosa, una cosa molto semplice dopodiché la possibilità di fare analisi effettive e quindi andare a vedere le strade dello shopping eccetera eh, si sì, richiedono un metodo anche parecchio condiviso cioè sì, mh, richiedono l'uso di più software in genere nel software libero mentre nel software proprietario giustamente uno dice ho comprato la licenza di questo prodotto mi piacerebbe facesse anche questa cosa nel software libero, quando chiedete agli sviluppatori, ma mi piacerebbe che facesse anche questa funzionalità che c'è nell'altro software, uno dice, beh, ma eh, essendo software libero, o scrivi un connettore, oppure semplicemente, siccome tu hai il dato da una parte e il progetto dall'altra, apri il tuo altro software, fai l'analisi, generi il dato, ok? Quindi questo è, cioè, mi piace la domanda perché molto spesso chi si approccia, no? al GIS tramite QGIS per questioni di lavoro molto spesso vorrebbe avere in questo ambiente tutto quello che gli serve però l'approccio di, di chi usa software libero è quello sì di contaminare eccetera però già è molto pesante il, il software e forse non lo consiglierei come visualizzatore di shape cioè alla domanda uno mi telefona ho trovato questo dato pubblicato in shape come lo apro io risponderei open jump Vabbè, al difetto di essere Java, Map, Map Viewer, è un, al difetto di essere solo per Windows. Comunque, insomma, ci sono anche software un attimo più semplici, no? Eh, però, ripeto, gli strumenti di analisi, ad esempio, sì, vabbè, poi casomai vediamo qualcosa nel dettaglio, però il clustering è usato molto proprio per distinguere le popolazioni, ad esempio, di mammiferi o di ungulati sulla base dei censimenti del server, quindi in ambito forestale è usato molto il funzionamento del cluster. Avanti, altro? Qui? Ma, ma appassiona molto, quindi... <ride> no, e che comunque appunto QGIS è, lo usano ad esempio nel mio studio per, perché è un ottimo client per modificare i dati, però per rispondere a questa domanda sul clustering... Lì serve più che altro interrogazioni di database, quindi come diceva. Ma è un'analisi, Poi cioè, ci sono vari algoritmi possibili, no? quindi se a seconda di che cosa, su che cosa devo fare clustering, se effettivamente è anisotropico, eccetera. E così anche il contrario, cioè l'interpolazione, riuscire ad avere da una serie di valori dei pozzi, interpolare la linea di falda. cioè dietro ci sono anche delle conoscenze di dominio che, che servono. Google ha un vantaggio, cioè lui. Delinea le strade dello shopping, ma più delle volte, alcune volte lo fa. però il più delle volte non deve rendere conto a qualcuno del metodo utilizzato. No? Fornisce un dato e quella diventa la Bibbia. No? Tanto che sono sicuro che se effettivamente uno dice questa strada è ricca di esercizi commerciali, quindi andate qui a fare shopping, no? perché è già piena, anche se magari. Non è propriamente vero, intanto chi può smentirlo? Non avendo i dati di Google, perché il dato proprio rilevato da Google, che come sapete in gran parte è generato dai telefoni cellulari, eh, grazie al consenso o anche al non consenso degli utenti che si muovono, no? No, beh, anche contro la volontà degli utenti. Però nessuno ha quei dati per poter generare lo stesso processo magari con un altro software, con un altro algoritmo. Quindi un'altra cosa molto importante per l'ambito della ricerca dove lavoro io è usare un software libero consente di poter pubblicare un paper e chiunque può rifare tutti i passaggi. Perché se no altrimenti rischi di dire: Eh sì, noi abbiamo inserito i dati in questo software proprietario, abbiamo applicato l'algoritmo XY e ci è venuto questo risultato. Magari c'è un baco che sulle tabaccherie, visto che il nome è troppo lungo, non considera la dimensione, i metri quadri del negozio, eccetera. E quindi risultiamo l'indagine risulta completamente sprovvista dai tabaccai e aggiungo solo che quindi se uno vuole fare una cosa del genere è molto divertente farlo e non è difficile se si ottengono i dati da OpenStreetMap per esempio perché hanno tutto hanno i negozi con le partite IVA con l'indirizzo con quanti piani ha quel negozio con sì, ottima, esatto, anche, ottima fonte dati OpenStreetMap eh, che ha il vantaggio che la posso modificare, cioè se manca qualcosa io so che c'è, posso inserirla e poi ri, ritiro, fuori, ritiro fuori i miei dati. Chiaramente QGIS ha dei connettori diretti per, eh, per OpenStreetMap, vabbè qua l'ho lanciato un po' troppo lungo per cui si è, è piantato, però posso avere sia come sfondo sia come dati disponibili anche i dati in OpenStreetMap. Avete fame? No? Ancora una domanda? Ah, grazie. Quanto pesa il pacco dati della regione Veneto? Ah, eh, cioè, tutto, tutto, non tantissimo, saranno un 3 terabyte, cioè, sul server là. 3 sì, non, cioè, non cose impossibili, insomma. Questi file che avete visto, il più delle volte uno, cioè, il server stesso chiede di scaricarli a livello provinciale o... Comunale, insomma, quindi proprio come share di rete io ricordo più o meno questa cosa qua. Quindi non sono son pesantissimi. Dopodiché, eh, cioè Regione Veneto ha come compito istituzionale fornire la carta di base. Poi abbiamo visto la carta dei suoli è fatta dall'ARPAV, per esempio, perché è un dato fondamentale per l'inquinamento, per la gestione dell'inquinamento, eccetera. Ma. I produttori di dati sono parecchi, sono tanti. Ecco, attenzione per esempio ai dati Ispra che spesso sono mosaicatura dei dati fatti da altri e quindi abbiamo un'unica carta comoda da vedere, ma in realtà in Liguria è stato usato un metodo per perintrare le frane e in Calabria magari non c'è nulla. Però <ride> eh, bisogna poi andare a ritroso a, a scoprire. Allora, come peso, quello che pesa tanto sono le immagini satellitari, le ortofoto, quindi quello sì, nel senso che avendo bisogno di tanta risoluzione, ma il dato vettoriale in genere è anche molto ben comprimibile sostanzialmente, per cui con un po' di pazienza insomma uno riesce a scaricarsi tutto dal portale regionale. Vai. Si riescono a trovare le mappe con le antenne eh, UMTS, G3, G4, G5 che non c'è? Allora, in parte sì, nel senso che bisogna sempre capire chi è interessato a mappare quel dato. Il comune stesso che di fatto riceve delle richieste di autorizzazione dovrebbe tenerne conto nella pianificazione urbanistica e dovrebbe trasmettere il dato alla regione. Uso ovviamente il condizionale perché più delle volte quello che trovi è un punto e dici ok, qua c'è un'antenna, che gestori ci sono. Quale, quale, che tipo di, radio, di stazione radio base è, che potenza ha, in che anno è stata installata, queste cose qua nessuno a rischi segna di segnarsene. Boh. Enrico, ne sai di più? Beh, Microfono. Nel sito dell'ARPAV mi risulta che ci sia una monografia per ogni antenna dove, dove è anche segnata la potenza. Ecco, la potenza senza. Credo, credo sono tenuti a farlo. Sì, però... Sì, sì. però quello a livello veneto, per esempio, per cui sì, eh, bisogna essere dei bravi segugi. I dati ce ne sono, ce ne sono tanti e anche molto interessanti. Non è facilissimo trovarli nei portali. Fatevi aiutare, chiedete in lista, telefonate alla regione, all'ARPA, perché più delle volte uno si perde semplicemente nel menu, ma magari li hanno pubblicati in una. Casca, in una Pagina nascosta perché il fornitore al momento non era disponibile a integrarli nell'infrastruttura dati, cioè succedono anche queste monate qua, uno deve rendere disponibile un dato velocemente, quindi pubblica uno zip all'interno del sito web istituzionale e nel geoportale ancora non c'è o c'è quello non aggiornato, per cui bisogna un po' insistere, ma si trova un po' di tutto, sì. Grazie. Abbiamo chiuso.